Partito Democratico di Gela, compatto in merito al referendum sulle riforme costituzionali, tutti per il sì. Appuntamento ieri sera nei locali dell'Hotel Sileno: c'erano i fedelissimi del segretario Pepe di Cristina e i renziani vicini all'ex sindaco Angelo Fasulo. Tutti insieme. Una tregua? Staremo a vedere. Per il PD basta un sì per dire addio al bicameralismo paritario, per garantire stabilità e partecipazione, per cancellare poltrone e stipendi e per togliere poteri alle regioni inefficienti. Il referendum costituzionale. Con cui verrà deciso se approvare o respingere la legge Boschi, cioè la riforma della Costituzione voluta dal governo Renzi, si terrà il prossimo ottobre. Si tratta di un appuntamento che ha una valenza politica non indifferente. Lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri ha detto più volte che si ritirerà dalla politica se dovesse essere sconfitto. Sui temi e sulle questioni, ritroviamo la passione per la politica e ricoinvolgiamo il gruppo dirigente. Il sì per avere uno Stato più efficiente, più snello e per superare tutti quei limiti che in questi anni hanno reso l'Italia incessata. Su tutti, avere due Camere che fanno la stessa cosa, superare il CNEL, superare le province, insomma, avere un'Italia più occidentale anche sul piano istituzionale. Le leggi verranno promulgate in tempi più brevi. E la seconda cosa che eh, tutti trascurano è la modifica del titolo quinto, che in altre parole significa la diminuzione delle, delle proroghe che, ha, che hanno le regioni e i comuni. Quindi per le cose importantissime, tipo autostrade, strade ferrate, dove prima bisognava acquisire il parere delle regioni e dei comuni. Vengono direttamente programmate, progettate ed eseguite direttamente dallo Stato, senza i pareri, così le opere possono essere fatte immediatamente, in tempi più brevi e più sicuri. Verranno eliminate molte poltrone perché il Senato verrà ridotto a 100 posti. Verrà eliminato il CNEL, che prima era un posto di sottogoverno per politici trombati o per, per altre gente. Per altra gente quindi un risparmio notevole di soldi, quindi è necessario votare sì sia perché risparmieremo sia perché avremo opere pubbliche di un'importanza notevole che verranno realizzate in tempi più brevi. Siamo di fronte a una riforma che modernizza il Paese. Che, eh, dopo l'esito del referendum sul quale contiamo moltissimo, no? e per questo stiamo mettendo in campo iniziative forti per, per un sì netto al referendum potremmo dire di aver superato la seconda repubblica. Si parla dunque di referendum, ma l'avvertenza gela a che punto è? Lo abbiamo chiesto a Peppe di Cristina. Il caso Gela resta centrale. Se noi stiamo parlando dell'avvertenza Gela e siamo sempre concentrati. Come lei sa, abbiamo messo in campo diverse iniziative e altri ne metteremo. Nel frattempo, un grande partito discute di altro. Il Partito Democratico è un partito concentrato anche in questa grande campagna referendaria nazionale, che è una campagna per il Paese e che non è assolutamente subordinata agli altri problemi. Perché avere un Paese più efficiente, più moderno e con la possibilità di sapere che chi vince le elezioni può governare per cinque anni prendendosi la responsabilità, penso che sia un fatto assolutamente positivo.